Corso condiviso tra Regione, Università e ATSU per razionalizzare e migliorare la quanti-qualità dei servizi offerti agli studenti che frequentano gli Atenei abruzzesi. L'argomento è stato al centro di una riunione a cui hanno partecipato i rettori Paola Imberardi, Luciano D'Amico e Sergio Caputi, i presidenti delle ATSU, Tonio Di Battista, Pierluigi Beomonte e Paolo Berardinelli, i rappresentanti degli studenti Dario Valeri, Angela Lozzi e Luca Rossi. L'incontro è stato convocato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e dall'assessore Marinella Sclocco alla luce della recente norma nazionale che impone il riordino delle aziende per il diritto allo studio regionali con l'istituzione di un unico soggetto erogatore, in particolare per quanto riguarda le borse di studio. D'Alfonso ha auspicato che questo confronto, in cui saranno coinvolti a pieno titolo i rappresentanti degli studenti, getti le basi per la creazione della nuova infrastruttura regionale per il diritto allo studio. La Sclocco, per condividere le esperienze di riordino che stanno portando avanti altre regioni italiane, ha invitato in Abruzzo Carmelo Orsino, presidente dell'Associazione Nazionale che raggruppa tutte le aziende per il diritto allo studio. L'incontro si terrà a Pescara il prossimo 12 giugno alle ore 13. La Giunta regionale ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione e il ripristino della gestione ordinaria del CRAB, Centro di Ricerca Applicata alla Biotecnologia, all'esito positivo di un accertamento che avverrà nella prossima assemblea straordinaria. La Giunta ha anche stabilito che il CRAB diventi il soggetto unico dei centri di ricerca regionali CRAB, COTIR e CRIVEA per i motivi di interesse generale nel settore della ricerca e innovazione agroalimentare. Oltre 2 milioni e 400 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà delle ATER di Pescara, L'Aquila e Lanciano. I relativi provvedimenti sono stati approvati in Consiglio regionale e autorizzano l'utilizzo delle risorse derivanti dai precedenti programmi di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'Aquila avrà a disposizione 1,5 milioni di euro, Pescara 650 mila e Lanciano 250 mila euro. Prende slancio il progetto di valorizzazione dell'area che ospita gli impianti sportivi situati tra i comuni di Manoppello e Rosciano, in una splendida cornice naturalistica non distante dal corso del fiume Pescara, dove trova spazio anche il piccolo lago di Manoppello. Il progetto MARO, un acronimo coniato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che trae origine dalle iniziali dei due comuni della provincia di Pescara, intende ribadire la notevole valenza strategica di un intervento volto allo sviluppo turistico di un'area specifica della Val Pescara che la Regione intende sostenere con un primo finanziamento di 150.000 euro. Su proposta dell'assessore Donato Di Matteo, il Consiglio regionale ha approvato il piano di assetto naturalistico della riserva naturale Sorgenti del Vera, che si trova nel territorio del comune dell'Aquila. Per Di Matteo il provvedimento consentirà, a distanza di decenni dall'istituzione della riserva, di creare un'area di attrazione turistica e di attività didattica di pregio per la nostra regione. Il successivo programma dei fondi PORFESR prevede interventi di riqualificazione come il recupero della vecchia centrale elettrica e il restauro del rudere dell'antica cartiera, oltre a interventi naturalistici sulle aree della riserva. È stato firmato il decreto ministeriale recante misure per la pesca nella fossa di Pomo. Si tratta di una depressione situata di fronte alla città di Pescara, al confine tra le acque internazionali e quelle croate. Un successo diplomatico nato in Abruzzo, ha commentato l'assessore alla pesca Dino Pepe. A tal proposito ha detto: continueremo a portare avanti le richieste delle marinerie per una definizione del sistema sanzionatorio che tenga conto delle peculiarità delle flotte e delle quantità del pescato. La Regione sosterrà il Comune di Torre dei Passeri nei progetti per la realizzazione di una nuova struttura scolastica e per il miglioramento sismico dei plessi già esistenti. L'investimento previsto è di circa 2 milioni e mezzo di euro, lo ha assicurato il presidente Luciano D'Alfonso, che ha incontrato il sindaco Piero Di Giulio e altri esponenti della giunta comunale. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità da finanziare, così da dare una risposta concreta alle legittime istanze che arrivano dalla comunità di Torre dei Passeri e soprattutto delle famiglie, di circa 600 ragazzi che frequentano gli istituti cittadini. La Regione, su richiesta del Comune, finanzierà anche alcuni interventi in materia di viabilità per un importo di 360.000 euro. Avviare un percorso condiviso di comunicazione e scambio di informazioni tra l'ufficio, relazioni con il pubblico della Regione e gli enti locali del territorio, a loro volta dotati di URP. E lo scopo del progetto, approvato dalla Giunta regionale, per offrire ai cittadini più canali di informazione sui servizi offerti. Sono previsti inoltre incontri sul territorio tra la Regione e i comuni che aderiscono al progetto, così da avviare un confronto sulle necessità dei cittadini e del territorio.
La pagina dedicata conterrà le informazioni suddivise in aree tematiche riguardanti il lavoro, i bandi, il sociale, la cultura, l'ambiente e il territorio. Tutte le info sull'iniziativa sono già disponibili sul sito dell'URP della Regione. Da oggi sarà possibile viaggiare con la bici al seguito anche sui treni di TUA Sangritana e senza alcun sovrapprezzo. La Società Unica di Trasporto Regionale infatti ha emesso un provvedimento che estende alle corse ferroviarie gestite in proprio il servizio, come già avviene, per i convogli di Trenitalia. Sui treni contrassegnati nell'orario ufficiale sarà possibile portare una bicicletta per passeggero di lunghezza non superiore ai 2 metri. Sugli altri treni, invece, la bici dovrà essere di tipo pieghevole. Per i viaggi di gruppo, infine, sarà obbligatoria la prenotazione, che potrà essere richiesta alla biglietteria di TUA o via mail all'indirizzo info@tuabruzzo.it.